Studiamo i comportamenti umani con televoti. Marzia sta arrivando a Milano, è in auto con un amico. Un amico potrebbe essere uno che se la scopa o anche uno con cui è in affari. Marzia telefona a Luisa e le dice: sto arrivando a Milano. Luisa le dice: vieni a cena a casa mia. Benissimo. Quando Marzia si presenta a casa di Luisa e suona alla porta, giù dal portone, nessuno le apre. Marzia insiste, ma Luisa non risponde, sembra che non ci sia nessuno. Marzia torna in macchina dall'amico e dice: proviamo a telefonare. Niente. Pensa Marzia, Luisa sarebbe dovuta scendere per un'urgenza. Passa mezz'ora, un'mezz'ora, tre quarti d'ora abbondanti, finalmente al telefono risponde Luisa, dice: sono Marzia. Dice: ma tu, io la tua cena l'ho data alla cameriera. E allora le ipotesi sono varie. Perché Luisa ha invitato Marzia, se poi non le apre? Ipotesi numero uno: Marzia si scopa il marito di Luisa, Antonio. Ipotesi numero due: Marzia doveva essere lì alle 9 meno 20 e si è presentata alle 10:15 e un quarto. E quindi Luisa si è rotta il cazzo e dice: io non le apro a questa stronza. Ultima ipotesi: Luisa è una stronza a sua volta, perché ritiene da milanese che debba esistere un codice di un galateo e ritiene che Marzia lo abbia in qualche modo messo in discussione, o arrivando in ritardo, o perché, ipotizziamo, si scopa il marito Antonio, o perché è una stronza caratteriale. A un certo punto, all'ultimata, come dicono a Palermo, ha deciso di non aprire la porta. Ma di chi tu, quale ritieni possa essere la verità in questo teatrino che vede protagonisti? Marzia, Luisa e molto defilato Antonio, e in un angolo la cameriera cui è stata data la cena che inizialmente era destinata a Marzia. Partecipa alla nostra discussione, mi raccomando. Studia e tratteggili questi personaggi. Io te li ho appena abbozzati. Tu dagli corpo antropologico, culturale e anche somatico. Dagli un, come dire, un outfit eventualmente. Fulvio Abate, Teleduro.